Io appartengo alla psicologia italiana dal novembre del lontano 62 del secolo scorso, quando mi iscrissi alla scuola di specializzazione in psicologia clinica all'Università Cattolica di Milano. Quindi da più di 50 anni frequento questo mondo, faccio parte di quel gruppetto di psicologi che ha fatto questo mestiere ben prima della fine degli anni 70, quando fecero il loro ingresso nella psicologia italiana i laureati dei corsi di laurea in psicologia e poi delle facoltà. Un mestiere che con l'istituzione dei corsi di laurea in psicologia e per le ragioni più volte discusse si è identificato quasi totalmente con la psicoterapia e con la psicologia clinica. La psicoterapia in Italia, e nell'accezione che diamo usualmente al termine, è peraltro un fenomeno recente. All'affermazione e alla diffusione della psicoterapia hanno concorso nel nostro Paese differenti fattori, concentrati entro una concomitanza temporale interessante da ricostruire. Ricordiamoli brevemente. Sino all'inizio degli anni Ottanta, gli ansiolitici, in particolare le benzodiazepine, Valium, Librium, Ansiolin, eccetera, erano i farmaci utilizzati per curare sintomatologicamente l'ansia, in tutte le sue forme. L'uso diffuso e massiccio di questi psicofarmaci era molto criticato nell'ambito medico, come nella stampa o nel comune sentire. Ma gli ansiolitici rappresentavano l'unico rimedio a un sintomo, lo stato ansioso, che era uno dei motivi più frequenti del ricorrere al medico. La psicoterapia all'epoca era un'attività riservata a poche persone, era esercitata da poche persone, segnatamente dalle poche decine di psicoanalisti che operavano a Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo. Più che di psicoterapia, si parlava allora di psicoanalisi o di cura psicoanalitica. D'altro canto, ogni attività degli psicologi che lavoravano in Italia, all'epoca poche centinaia, era qualificata come psicoterapia. Si faceva psicoterapia nei servizi di orientamento, negli ospedali, nelle scuole, nella formazione. Era definita quale psicoterapia ogni attività che avesse come obiettivo il cambiamento di atteggiamento o di comportamento nella singola persona come nei gruppi sociali. C'era infine la psicoterapia esercitata da psichiatri e infermieri negli ospedali psichiatrici. Io ebbi l'avventura di frequentarne uno subito dopo la mia laurea in medicina, con i malati mentali in tutte le sue forme allora conosciute, dall'ergoterapia, era un eufemismo per dire che si facevano lavorare i malati mentali, all'arte terapia, ai colloqui di chiarificazione e di sostegno. Alla fine degli anni 70 venne approvata la legge 180 e di lì a poco iniziarono a funzionare i servizi di salute mentale nell'ambito del territorio italiano. Servizi che nel giro di poco tempo allentarono i loro interventi domiciliari volti a facilitare l'inserimento sociale dei malati mentali dimessi dall'ospedale psichiatrico, per offrire assistenza psicoterapeutica a persone affette da ansia. Chi sino a quel momento aveva fruito della prescrizione di benzodiazepine da parte del medico di famiglia o della mutua poteva trovare la possibilità di parlare dei propri disturbi ansiosi con specialisti dell'area psichiatrica all'interno dei servizi di salute mentale. Contemporaneamente, sempre alla fine degli anni 70, i corsi di laurea e successivamente le facoltà di psicologia iniziarono la loro produzione di laureati in psicologia. Nel giro di 3 decenni gli psicologi sono passati da poche centinaia a poco meno di 100.000. Contemporaneamente, siamo sempre negli anni 80-90, presero piede nel nostro paese le scuole di specializzazione in psicoterapia private ma riconosciute dallo Stato. In breve tempo gli psicologi abilitati alla psicoterapia hanno raggiunto una quota quasi pari a quella dei laureati in psicologia.
Apertura dei servizi di salute mentale, aumento degli psicologi abilitati alla psicoterapia delle scuole private, diffusione dell'offerta di psicoterapia in forme codificate nella loro tecnica, psicoterapia psicoanalitica, sistemico-relazionale, cognitivo-comportamentale, gruppo analisi, eccetera, consentirono l'accesso alla psicoterapia di larghi strati della popolazione. Ciò che caratterizzò questo periodo fu la diffusione della psicoterapia pubblica, erogata nei servizi che soppiantò numericamente la psicoterapia privata. Quest'ultima continuava ad esistere, sia pur rivolta a un numero di pazienti molto limitato, per il costo del lavoro psicoterapeutico o per la lunga durata, almeno nell'ambito della psicoanalisi. Nei servizi di salute mentale l'utenza veniva ascoltata prevalentemente, se non esclusivamente, per i sintomi di ansia o per le manifestazioni comportamentali dell'ansia. Queste forme vennero definite in modo generico quali disturbi emotivi comuni. Alla finalità di conoscenza di sé e del proprio processo di adattamento assegnato alla psicoterapia solo psicoanalitica sino a quel momento, si sostituì nella psicoterapia una finalità di attenuazione dei sintomi ansiosi. La psicoterapia nei servizi di salute mentale si propose all'inizio quale forma sostitutiva o integrativa dell'assunzione di psicofarmaci, in particolare degli ansiolitici. Solo successivamente si ampliò la gamma dei problemi portati agli psicoterapeuti pubblici con la ricerca di soluzioni alle più differenti difficoltà esistenziali, di relazione e di convivenza familiare. Dagli anni 90, quindi, assistiamo nel nostro Paese a un diffondersi della psicoterapia nella sua forma pubblica prevalentemente, a strati sempre più ampi della popolazione, in particolare alla popolazione di livello socio-economico, culturale o culturale medio-basso. Si delinea, d'altro canto, proprio in quegli anni, un ampliamento dell'area psicoterapeutica. Si ritorna a definire come psicoterapia ogni intervento psicologico fondato sull'uso della parola e della relazione, praticato nei più differenti contesti, dalla scuola ai servizi per la disabilità, dalle carceri agli ospedali, dalle aziende ai servizi per i quartieri, per le associazioni, per gli anziani. Nel giro di 30 anni, in sintesi, la psicoterapia si diffonde enormemente nel nostro Paese e assume forme di erogazione più pubbliche che private, più organizzate attorno ai problemi delle persone che quale modalità ortodossa di applicazione di tecniche definite. Quest'ultima modalità di esercizio della psicoterapia, è bene sottolinearlo, si mantiene ferreamente stabile nell'ambito della formazione degli psicoterapisti. Passiamo ora ai problemi culturali determinati dall'involuzione politica italiana. Il berlusconismo comportò un cambiamento culturale nel nostro Paese di grande rilievo. Un cambiamento reattivo all'ideologia sino ad allora dominante, di stampo cattolico di marca comunista. Il cambiamento del quale sto parlando ha coinvolto profondamente le emozioni, in particolare entro la rappresentazione del tempo. Comunismo e cattolicesimo, sia pure in modo diverso, rendevano il presente come funzionale al futuro. La speranza stava nel futuro, un futuro situato nel solidarismo che preparava all'aldilà per i cattolici, situato nel cambiamento del mondo in cui viviamo, dei destini del proletariato per i comunisti. La speranza in un futuro condizionava il comportamento e i valori del presente. Tutto questo, evidentemente, aveva ripercussioni di grande rilievo sui valori che reggevano il presente e sui modi di responsabilizzare le decisioni entro la vita attuale. Ricordo, al proposito, forse qualcuno lo ricorderà, Drive-In, una trasmissione dove i valori della tradizione borghese venivano messi in discussione, derisi, in nome di un trionfo della trasgressione sessuale, politica, del qualunquismo
edonista e spensierato. È interessante che drive-in dura esattamente il tempo dei due governi Craxi negli anni Ottanta. Non sono soltanto i movimenti politici del nostro paese evidentemente a determinare questo cambiamento. Pensiamo al fenomeno della globalizzazione, da un lato, allo spostamento dell'economia dalla produzione alla finanza dall'altro. Su questo ci sarebbe da dire molto. Pensiamo, basterebbe ricordare, lo ricordava un nostro amico economista, che nel mondo il denaro che circola è 9 volte le cose che si possono comprare. E quindi 8 noni di quel denaro serve per comprare denaro. Pensiamo alla profonda crisi economica che attanaglia da quasi 10 anni il mondo occidentale europeo, all'allargamento della comunità europea, all'affermarsi economico e sociale di nuovi paesi quali l'India, la Cina, il Brasile, la Russia, all'avvento delle nuove tecnologie della comunicazione che hanno cambiato radicalmente i rapporti tra persone e gruppi sociali. Il passaggio dalla speranza nel futuro alla ricerca di gratificazione nel presente implica profondi mutamenti sia nelle singole persone che soprattutto nel sistema dei rapporti culturali. Credo che attorno a questo cambiamento si possano evidenziare le tendenze caratterizzanti l'evoluzione della domanda rivolta alla psicologia. Vediamo di approfondire il tema. Si è da più parti sottolineato come la speranza nel futuro aiuti a sopportare il presente, ma si è anche visto come la speranza nel futuro motivi ad un impegno anche faticoso e sofferto nel presente. La speranza nel futuro è prevalentemente individualista nell'ambito del cattolicesimo, il personalismo cristiano di Mounier, Maritain. È collettiva, richiede un impegno sociale nel caso del comunismo. Ci sono poi movimenti, associazioni culturali che si pongono a mezza strada tra i due ambiti, confondendoli o sovrapponendoli. Si pensi ad esempio al movimento dei preti operai, al movimento politico del cattocomunismo, un esempio era il professor Sicini che abbiamo ascoltato prima, ai movimenti cattolici che spingono ad un limite interessante e coinvolgente la dottrina sociale della Chiesa. La speranza nel futuro motiva al miglioramento sia individuale che sociale, un miglioramento che concerne le relazioni tra le persone quanto anche il funzionamento organizzativo. Lo sviluppo, la crescita, il miglioramento, l'uso sempre più competente delle risorse, l'approfondimento delle conoscenze nell'ambito delle competenze emozionali, l'incremento delle competenze organizzative, tutto questo appartiene a una cultura che crede nel futuro e che è convinta nel suo sviluppo. Anche i limiti dello sviluppo, emersi quale esito di una ricerca commissionata nei primi anni 70 dal Club di Roma all'MIT, portarono a una proiezione competente dello sviluppo e ai suoi riflessi sul futuro del mondo. Sottolinearono la necessità che si orientasse lo sviluppo alla dura realtà fondata sulla seguente profonda e cogente presa di consapevolezza. Le risorse della Terra sono limitate. L'importante lavoro del Club di Roma ben rappresenta l'impegno di chi è attento al presente per porre le basi di un futuro sostenibile. Chi è attento soltanto al presente sviluppa di contro un atteggiamento di rapina, ove l'avidità da soddisfare è incurante del futuro, attenta solo a dare corpo alla cupidigia violenta e distruttiva di chi non si interessa minimamente a quanto succederà, quale conseguenza del proprio modo di operare. Per chi è attento al presente, prevale la convinzione che ogni atto, ogni comportamento, ogni decisione non abbia costo, sia priva di conseguenze per il futuro del contesto entro il quale si vive. Vorrei che considerassimo attentamente questa componente del vivere solo nel presente.
L'avidità che regge l'accumulo di gratificazioni materiali, indipendentemente da ogni previsione sul futuro, è tipica della delinquenza, in particolare della delinquenza organizzata. Si pensi, e sono solo degli esempi, alla delinquenza che sotterra senza alcun rispetto dell'ambiente materiali tossici nelle martoriate zone del sud, o che affida o che affonda navi colme di materiali tossici lungo le coste non sorvegliate, inquinando intere aree del sud Italia. L'importante è l'accumulo di denaro, almeno apparentemente, lucrato grazie a queste azioni delinquenziali. Il futuro, anche a breve periodo, di chi vive nelle zone limitrofe all'inquinamento è irrilevante. Chi vive nel presente, senza cura o attenzione al futuro, può essere motivato soltanto dall'avidità, dal consumo delle risorse senza alcuna motivazione al produrre, al realizzare una trasformazione del contesto utile al futuro. La trasgressione, la violazione delle regole del gioco, la distruttività ingorda e irresponsabile vivono e agiscono in un presente fine a se stesso, profondamente individualista, ove la dinamica delle relazioni è fondata soltanto sull'efficacia trasgressiva. Lo Stato legale, lo Stato di diritto è stato corrotto e dissolto dal malaffare e dalla corruzione. Ciò che sembra in profonda crisi nel nostro Paese è il senso dello Stato. Sembra scomparsa la fiducia nello Stato, nel diragare di quella sfiducia e diffidenza nei confronti dello Stato che caratterizzò le popolazioni del sud del paese all'inizio del secolo scorso e che facilitò il diffondersi della cultura mafiosa o, come dicono i nostri colleghi siciliani, del sentire mafioso. L'attuazione immediata dell'avidità, dell'attrazione, rende impossibile il desiderare. Il desiderio comporta un progetto sul futuro, una proiezione del proprio agire entro una trasformazione finalizzata e pensata della realtà. Il desiderare è una scommessa con il futuro. Il consumo avido e sregolato, il confliggere con le regole del gioco di una convivenza che si vuole proiettata nel futuro, il fare del presente l'occasione per il piacere di un'attrazione senza desiderio, è molto simile all'anomia descritta da Tucidide quale ripercussione della peste che colpì Atene nel 429 a.C. Penso che anche senza la minaccia della morte per via della peste, si stia vivendo una contingenza culturale, ove la perdita di speranza nel futuro comporta una situazione anomica molto simile a quella degli ateniesi nel 429 a.C. Il piacere immediato, la ricerca del tutto e subito, sembrano prevalere sulla pianificazione del futuro, sulla speranza di un miglioramento del proprio contesto, sulla fiducia nello sviluppo e nel cambiamento. Si può allora capire in che cosa consista il cambiamento della domanda nei confronti della psicologia. Qualche decennio fa, la domanda agli psicologi era volta a sviluppare la competenza organizzativa in tutte le sue forme, dalla competenza a convivere entro le relazioni familiari, alla competenza a formare le persone nella scuola come nelle organizzazioni formative, dalla competenza a sviluppare i sistemi organizzativi di produzione di beni e soprattutto di servizi, alla competenza a gestire in modo sempre più efficace sanità, pubblica amministrazione, informazione, trasporti, territorio, ambiente. La psicologia aveva l'obiettivo di aiutare i singoli o i gruppi sociali all'adattamento efficace entro il proprio contesto di vita e di lavoro. Ricordo che negli anni 70 e primi anni 80 fu proprio grazie agli psicologi e alla psicosociologia, in particolare la psicosociologia francese arrivata in Italia, che si coniò il concetto nelle organizzazioni aziendali di
risorsa umana e di sviluppo delle risorse. Oggi ansia, panico, depressione, sfiducia in sé e negli altri, sentimento di persecutorietà, invidia, conflitti legati alla gelosia o alla diffidenza, destrutturazione di ogni rispetto per la competenza, ricerca del potere e pretesa di raggiungerlo senza costi, desiderio di controllare l'altro o di sottometterlo. Questi e altri simili sono i problemi che persone e gruppi sociali portano agli psicologi. La domanda volta a incrementare la propria competenza a convivere è praticamente scomparsa dall'orizzonte del nostro lavoro. L'incertezza nei confronti del futuro, il futuro lavorativo come quello ambientale, amicale, sociale più in generale, aumenta di giorno in giorno. Si tratta di un'incertezza che ha certamente ragioni economiche e strutturali, legate a un mondo che cambia, un mondo ad esempio dove il posto fisso con le sue tutele e i suoi diritti sembra definitivamente tramontato, e dove il contesto ambientale, climatico, economico o dell'informazione sono sempre più deteriorati. Ma l'incertezza è anomica per il declino inesorabile delle regole del gioco. Questa dimensione anomica colpisce specificamente il nostro paese, un paese industrializzato e potente economicamente, ma anche un paese dove la criminalità organizzata sembra essere la prima struttura economica del paese stesso per capitali e per profitto. Un paese dove la corruzione dilaga e dove si è persa la fiducia nella classe politica, impotente di fronte ai gravi problemi di convivenza che il paese vorrebbe risolti. È di questi giorni un dato statistico che vede da 1 a 10 il Reputation Index per quanto concerne la politica in Italia sceso da 6, che non era un grande valore, a 1,5, un dato penoso, più basso delle assicurazioni che hanno sempre rappresentato un elemento centrale del punto basso dell'indice di reputazione. Provo a sintetizzare, qui finisco, quanto detto sino a questo momento. Il lavoro psicologico è profondamente cambiato negli ultimi 30 anni. È cambiato il luogo spostandosi dagli studi privati al pubblico. Penso in particolare ai centri di salute mentale, ma anche alle comunità di vario tipo e rivolte a molteplici persone, dai malati mentali gravi ai disabili giovani o adulti, ai tossicodipendenti. È cambiato il potere degli psicologi, quindi la loro relazione con i pazienti. È cambiata la domanda delle persone che si rivolgono allo psicologo, una domanda sempre più fondata sulla ricerca di potere nelle relazioni che fondano la convivenza, altamente problematica perché troppo spesso, come abbiamo detto, fondata sul presente, un presente senza futuro. Nel vissuto, evidentemente. Si assiste, in sintesi, a una proletarizzazione dell'utenza psicologica concomitante a una proletarizzazione della psicologia. Sempre più spesso lo psicologo si trova a lavorare con persone o gruppi senza domanda perché la committenza è diversa dall'utenza. Quindi, la costruzione di una committenza e di una domanda si propone come il primo passo entro il lavoro psicologico. Cambia l'utenza, cambia il contesto e cambia la cultura di chi chiede l'intervento della psicologia. Non ultimo, cambiano anche gli psicologi. Alla dipendenza acritica e ottusa del passato si sostituisce o si affianca entro i contesti formativi scetticismo, perplessità, atteggiamento critico, spesso diffidenza. Qualcuno si chiede più o meno esplicitamente quanto potrà durare nel tempo la pratica della psicoterapia classicamente intesa. Per quanto tempo ancora, chiedeva una nostra collega molto intelligente, ci saranno persone con una richiesta di psicoterapia? Non sembri un interrogativo senza senso.
soprattutto se si pensa che alcune aree della psicoanalisi che si vogliono legittimamente discendenti dell'originario movimento freudiano sembrano porsi al di fuori del tempo e dello spazio, continuando entro regole e modelli della pratica psicoanalitica ormai obsoleti, un viale del tramonto ove l'occaso sembra molto vicino. La speranza, d'altro canto, può essere individuata proprio nel cambiamento al quale ho fatto cenno. Un cambiamento dell'utenza, ove lo psicologo sia attento alle relazioni che accompagnano i problemi da analizzare, dall'autismo alla malattia mentale, dal disadattamento alle turbe emozionali, alle difficoltà di apprendimento. Un cambiamento del setting di lavoro, pronto ad adattarsi alle nuove richieste e alla nuova cultura. Un cambiamento del proprio ruolo sociale, fondato più sulla competenza e sui risultati che sul prestigio o sul sussiego elitario. Un cambiamento fondato sulla funzione psicologica più che sul ruolo. Stiamo vedendo, ad esempio, come la funzione psicologica sia importante nella sanità, ove si sa occupare di quella soggettività delle persone che il sistema medico non è in grado di affrontare, o nella scuola, ove la funzione psicologica può dare senso a ruoli quali l'assistente educativo culturale o l'assistente specialistico. Se la psicologia saprà cogliere il senso del cambiamento in atto e saprà essere adeguata alla richiesta implicita di una facilitazione a pensare emozioni più che a curare disturbi, credo che il futuro, anche di breve periodo, saprà apprezzarne il contributo. Grazie Renzo.